Sono per la
riconoscersi, bisogna dire chi siamo, perché altrimenti la maschera non permette agli altri di riconoscerci. Quindi è un viaggio attraverso i racconti che porteranno ad una risposta a dire chi siamo. Ma il senso
discesa della moglie si era rivelata subito più laboriosa. Una mano usciva ogni tanto dallo sportello socchiuso e porgeva un pacchetto, una cartella, una borsa. Finalmente, dallo sportello spalancato con un'operazione di trazione più volte interrotta per prendere meglio possesso di una qualche parte del proprio corpo o per decongestionare un attimo il viso stravolto, era uscita intera la prefettessa. Da sotto staccatosi dalla testa con precauzione.
per fartelo levare. Levare e un ne lo metto. Poi vediamo. Perché non lo lassate qua? Cerco di convincerlo la donna. Niente, rifiutò la prefettessa alzando il mento. Se sa giocare qua non posso scrivere. Con una decisione che voleva ad un tempo nascondere la propria riluttanza ed esprimere disapprovazione, Concetta afferrò la maschera di gesso e si allontanò nei saloni. Cucina, Concetta puliva la verdura. Vicino a lei
esserci morto nell'elenco, sbuffò e riprese a leggere in silenzio. Niente, la maschera non è catalogata, affermò ripiegando i fogli. Vuol dire che... e ce la regalarono a qualche prefetto. E tu, per non vederla, la mise in un cassetto. La potete gettare. Dal tavolo dove aveva finito di pulire
faccetta si affacciò sulla scatola. Ah, andiamo bene, disse scuotendo una mano come se grondasse qualcosa. La prefettessa alzò il viso. E dove la mettiamo? Chiese, dando a tutti l'impressione che il tempo si fosse fermato. Il prefetto si guardò intorno con espressione di malessere. Ci penso io. Ciao.